Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Lo so, è da tantissimo tempo che non pubblico un video, però veramente in questo mese praticamente che non pubblico sono successe talmente tante cose che, credetemi, ogni volta che ero lì a registrare un video poi andava tutto a farsi benedire. Però va bene che si è scaricata la batteria, ovviamente, è logico. E quindi stavo dicendo, in questo mese sono successe talmente tante cose che praticamente ogni volta che andavo a registrare il video poi c'era un altro problema, c'erano altre situazioni e quindi ho dovuto un attimo bloccare. E anche perché la quarantena ci ha un po', diciamo, sconvolto a tutti, e se all'inizio mi ero ripromessa di fare più video perché ero a casa, in realtà così non è stato, perché il PC l'ho dovuto fermare e utilizzare esclusivamente per il lavoro, e quindi il mio computer, che già è bello che è andato, e non sono riuscita a utilizzarlo per i video, non potevo fare due cose in contemporanea. Adesso finalmente ho comprato un computer che adoro, bellissimo, come ve lo mostro, e quindi spero veramente tantissimo di riuscire a pubblicare più video, anche perché quella è una scheggia, quindi basta che faccio così e già il video è editato. In questi giorni stiamo facendo anche dei lavori a casa, quindi diciamo che ho pensato un po' più a quelli, però vi ho fatto dei video appunto per farvi vedere le modifiche che stiamo facendo a casa. Farò, spero, più spesso dei vlog, perché sono quelli più veloci, che mi tolgono meno tempo rispetto al lavoro, capitemi, ma purtroppo quello è il tempo disponibile. E ho visto che siamo diventati 5.000 sul canale, volevo ringraziare e salutare ognuno dei nuovi. Sentite macello, perché appunto mio padre sta facendo dei lavori là fuori. E niente, quindi vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Vi ricordo di attivare la campanella, perché come sempre YouTube non manda le notifiche, specialmente se una come me pubblica un video tipo ogni mese. Però comunque sono contenta che nonostante questo comunque siete tanti sul canale e mi siete sempre vicini. Vi lascio al vlog, vi mostro un pochino quello che ho fatto in questi giorni e ci vediamo dopo con i saluti. Ciao! Allora, eccoci qui, è sera, sto preparando la paella che ho preso dai surgelati, vediamo com'è perché non l'ho mai presa, e sto praticamente sistemando, ovviamente ogni volta che inizio un video deve esserci lei che vuole uscire, giusto? Allora, oggi ho fatto un pochino di giardinaggio e mi sono resa conto che tipo in una settimana la mia menta, che era quasi morta, è risorta, e quindi mi ha fatto tantissima menta, l'ho curata un po' di più, l'ho spostata rispetto a dove stava perché era tutta secca, e quindi adesso praticamente tutta questa bella menta, non potete capire il profumo che c'è, la sto andando a congelare, perché l'anno scorso mi fece uguale tantissima menta che andò praticamente quasi buttata perché non l'ho poi utilizzata. Adesso invece voglio man mano farmi un piccolo orticello, e poi vi faccio vedere anche magari o in questo video o nel prossimo video come sto sistemando il mio giardino. E la sto andando a congelare, quindi la metto nei cubetti di ghiaccio e poi ci metto un pochino di acqua. Allora, parecchi di voi mi hanno chiesto come si programma il programma, scusate il gioco di parole, 16, che è il programma appunto quello che si può modificare della macchina del pane. E andiamo a selezionare il programma 16, poi scegliamo uno degli spazi vuoti che riusciamo appunto a programmare, e ci spostiamo nelle varie fasi del programma con il tasto quello per pesare, praticamente per scegliere il peso del pane. Con quello andiamo a spostarci in ogni fase del programma, dal preriscaldamento fino alla fine proprio della cottura e del mantenimento del calore. Con le freccette ovviamente andiamo a modificare la durata, quindi possiamo aumentare o diminuire. Sul libretto di istruzioni c'è scritto poi quanto possiamo aumentare massimo, diciamo, quant'è la durata massima che possiamo dare a ogni programma. Una volta che finiamo poi dobbiamo sempre schiacciare il tasto bilancia per salvare le varie fasi. Provo adesso insieme a voi a fare il pane con lievito madre, appunto, che è a utilizzare completamente il programma dall'inizio alla fine nella macchina del pane. Come sempre sapete che magari la parte di sopra non si dora completamente perché la resistenza è sotto, e quindi di conseguenza purtroppo a volte o lo devo girare per farlo cucinare di più, o preferisco cucinarlo in forno quando soprattutto lo faccio con il lievito madre. Un'altra cosa che abbiamo fatto in questa settimana è modificare, ve l'ho accennato in qualche video fa, la parte del camino, della cucina economica, che non utilizzo, per appunto andare a creare uno spazio da poter appunto sfruttare in miglior modo. Eccoci qui nell'avanzamento dei lavori.
Allora, qui abbiamo terminato col cartongesso. Adesso sentite il rumore perché papà mi sta tagliando questi. Questi praticamente erano dei resti del pavimento di mia sorella, grazie sorella, che sono rovinati, magari non si vedono molto, però sono rovinati dagli angoli, insomma. Li stiamo tagliando per rifinire tutte le pareti. Finito, non ci posso credere. Tra l'altro il legno di lì è molto simile alle piastrelle, quindi adoro, è bellissimo, non si vedono neanche molto le viti. Adesso procedo a sistemarlo, ho già pulito tutto, ho sistemato perché si era riempito praticamente tutto di polvere. Adesso qui mezze cose ovviamente cadute, procedo lì, vabbè, mi deve ancora sistemare la spina papà, che poi verrà attaccata lì. Già che sto sistemando, procedo nel mettere il microonde dove deve stare. Spettacolare, anche sopra, guardate, bellissimo. Come riutilizzare un camino che non si usa più e che non si può smontare. Allora, ecco il risultato finale, finalmente dopo tanto tempo ve lo mostro. E praticamente ho cambiato un pochino l'angolo del caffè, anche se in realtà non è ancora finito perché la macchina del pane deve andare da un'altra parte, quindi tutto questo angolo caffè andrà poi rifatto da questa parte. Praticamente, se avete visto i miei video precedenti, il mio angolo caffè non ha mai pace perché in continuazione cambia e quindi si modifica di giorno in giorno. Allora, qui abbiamo il portacapsule che vi ho fatto vedere, che avevo comprato da Amazon, che stava di là, adesso sta qui. Le tazzine con il portatazzine che mi hanno regalato sempre dal matrimonio, anche se quelle in realtà come colori non ci stanno tantissimo, diciamo che si avvicinano alle capsule più che altro. Però io poi quando sistemerò ho intenzione di cambiare, non lo so, oddio, queste tazzine le trovo comode perché essendo sottili il caffè rimane subito caldo e quindi non si raffredda, però come colore a me piaceva molto stare sul blu. Però anche il blu e il rosso non mi dispiace, anche perché richiama il colore delle capsule. Anche questo in teoria volevo cambiarlo e farlo di un altro colore con la bomboletta, però quando poi appunto sistemerò l'angolino delicato vediamo insieme magari di fare qualche DIY. Allora, dietro poi avete visto, insieme a me abbiamo sistemato la zuccheriera, questa qui che ho comprato qualche giorno fa ed è molto molto carina, nella quale appunto ci ho messo lo zucchero di canna che utilizzo per il caffè, anche se in questo periodo mi sto dando al ginseng, e le bustine di zucchero e l'altra zuccheriera che ho preso simile a questa, anche se un po' il colore è diverso, per richiamare tutto questo la parte di sopra che avevo già prima così, che era appunto con questa mensola però al contrario. Ho visto su Pinterest che si può inserire anche così ed ho inserito poi queste carinissime tazzine che ho comprato dall'Eurospin qualche tempo fa. In realtà fanno parte di una collezione vecchia di qualche settimana fa, penso. Poi non so da voi, ma al mio Eurospin, quando poi non rimangono delle cose, diciamo, delle vecchie offerte, le metto in una zona più, diciamo, verso le casse, in modo che se qualcuno magari è interessato ancora le può acquistare, sempre col prezzo che erano in offerta. Quindi mi piacciono perché sono buone per il cortato, che è più lungo e tipo appunto spessino. L'unica cosa che non mi convince sono i ganci, che forse non vedete da qui perché siete lontani, però sono dei ganci a punta. Appena farò un ordine da Ikea, tra l'altro ho fatto un ordine da Ikea che mi sta per arrivare tra qualche giorno, quindi poi se vi interessa vi farò un video perché so che vi piacciono sempre gli spacchettamenti da Ikea. Appunto devo degli altri ganci che non siano a punta. Sopra ho messo due vasetti nei quali a breve metterò qualcosa che ha a che fare con il caffè. Lì c'è un contenitore del caffè solubile, diciamo, che però adesso non è vuoto praticamente, e lì c'è una moka molto carina piccolina che mi piace perché fa l'idea, insomma, di caffè. Volevo mettere sopra qualche scritta particolare, ma penso che lascerò così, e la scritta invece la metterò qui. Volevo mettere la scritta qui invece che home, volevo mettere coffee.
Lasciate perdere lì, vi ho già detto che devo tingere appena trovo la tinta adatta. E questo, diciamo, è l'angolino dedicato. Lì dietro vedete un contenitore trasparente nel quale io metto sempre le noci. E adesso mi sto ingegnando per nascondere tutti questi fili che si vedono e prima o poi spariranno perché li odio. Qua c'è la macchina del pane, che sapete, la mia adorata macchina del pane. Dietro i miei sempre solidi girasoli che adoro. E lì ci sono dei vassoi che appunto finalmente hanno trovato uno spazio loro, perché prima li avevo sempre in giro e non sapevo dove metterli. Lì ovviamente c'è il piattino dove metto le cialde quando appunto non la devo pulire, e quindi però anche quello a breve sparirà. Passando poi di qua abbiamo il lavoro finito e terminato, che appunto avete visto nelle clip precedenti, che abbiamo appunto rivestito tutto quanto il camino, che non utilizzo perché in realtà qui in cucina non mi serve e in realtà, ripeto, è sprecato. Poi domani, se magari mi dovesse servire, basta togliere tutto e possiamo utilizzarlo. Se magari vi state chiedendo come mai ho fatto questa cosa, che forse non ve l'ho spiegata, togliere praticamente tutta questa cucina è un macello, perché dovrei fare dei lavori veramente complicati. Tra l'altro il pavimento poi da sistemare, perché manca già il pavimento, non lasciamo perdere, quindi è meglio riutilizzare la zona senza fare tantissimi lavori. Quindi qui abbiamo sistemato il microonde, sopra ho cambiato questi, non so se vi ricordate nell'home tour vi fece vedere che avevo quegli altri blu che non mi piacevano assolutamente. Questi sono dello stesso modello dell'orologio che ho qui in cucina. Di qua invece c'è il nuovo angolino che si è creato, che prima non c'era. E abbiamo comprato il freezer nuovo finalmente. Dopo 2 anni abbiamo il freezer grande a cassetti praticamente. È una meraviglia e un piacere finalmente avere il freezer a cassetti. Questo è della Beko, però adesso mi sto trovando benissimo. Fa anche il ghiaccio, guardate, stupendo. Sopra il mobiletto ho intenzione di fare un supporto di legno, sempre con l'aiuto di mio padre, che adesso sentite fuori che sta facendo i lavori, per poter mettere poi la macchina del pane. Così metto la macchina del pane qui, di là poi me lo svuoto. Sopra ho le mie fantastiche orchidee, che vi ho fatto vedere anche tempo fa, che adesso sono super fiorite, ma una, come vedete, manca perché mi è un pochino morta. E sto cercando in tutti i modi di recuperarla. Quindi questo è il mio angolino che ho praticamente sistemato. Allora, qui sempre si vedono i fili, beh, credo che sia normale. Quello devo cambiarlo, prima o poi ne metterò un altro, per adesso c'è lì San Francesco e sta benissimo. E nulla, quindi questa è la zona che ho sistemato. Fatemi sapere giù nei commenti sempre cosa ne pensate, se vi piacciono queste modifiche che ho portato a casa. Allora, stiamo facendo il divano. Qui, vabbè, barra per mia, che sennò andrebbe a mettere qui sempre nella fessura il Kong. In effetti dobbiamo comprare due lastre di legno, due pezzi di legno da mettere tutto a giro qui e lì, in modo che non ficca lì i giochetti suoi, perché quella è terribile. Fabio sta stuccando e poi andiamo avanti. Vi faccio vedere poi i vari passi. Dobbiamo anche lì piastrellare tutta la zona. E niente, vi mostro man mano come cambiamo il giardino. Ora, fase successiva, dobbiamo praticamente tingere il primo pallet, gli altri stanno lì ad asciugare. Abbiamo preso la tinta, questo qui, smalto sintetico, e lo stiamo diluendo. Scusa, aiuto, fai vedere? Ah, ok. Stiamo diluendo e poi tingiamo. Vi ho fatto vedere un pochino quello che ho modificato a casa, e in realtà ancora non è del tutto finito, perché ci sono delle altre modifiche che sempre mi vengono in testa, e meno male che c'è papà mio che ogni volta che gli chiedo qualcosa
mi aiuta a sistemare al meglio. Il giardino non è ancora completato, però vi mostrerò poi man mano come andrà avanti il lavoro e come andranno poi, come finiranno insomma i lavori, così vi mostro poi totalmente finito, appunto i pallet ancora non abbiamo finito di sistemare. Io vi saluto, vi ricordo di lasciarmi tanti like e tanti commenti, così giù possiamo parlare un pochino. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!